Ciao a tutti, sono Francesca, lavoro per la cooperativa Accento e oggi vi insegnerò come creare la sabbia cinetica. Allora, ci serve un contenitore bello grande, mettiamo dentro la farina integrale, l'amido di mais, e l'olio. Mescoliamo bene. L'impasto deve venire come una pasta modellante, in questo modo. Sabbia cinetica funziona. Io non avevo uno stampino, va benissimo anche un bicchiere. Spero che il video vi sia piaciuto. Io ho usato la farina integrale perché così assomigliava un po' di più alla sabbia. E volendo si può usare anche la farina bianca. Vorrei dei coloranti naturali, come ad esempio la rapa rossa. Così la sabbia diventerà di colore rosso.